Meraviglioso, questa mattina è veramente meravigliosa. E, siamo qua, io ho invitato alcuni colleghi e sono venuti. Vi vorremmo raccontare un po' quello che succede in Parlamento. E molti di voi già mi conoscono, perché appunto sono di Reggio Emilia, sono nel gruppo dal 2007 e volevo raccontarvi questa storia. Io sono un membro del Consiglio d'Europa, è un Consiglio d'Europa tratta soprattutto di democrazia e diritti, e 4 giorni fa ho fatto un sondaggio su Facebook in cui chiedevo cosa volevano gli italiani, che tipo di discorso volevano che facessi, visto che in Consiglio d'Europa si parla di democrazia, e ho messo tre punti in cui la democrazia è stata calpestata in quest'ultimo anno e di cui io ne sono stata testimone. E vi vorrei raccontare questi tre punti perché fanno capire esattamente in che mani ci troviamo. Il primo punto che ho tirato fuori è stato quello dell'articolo 138. Noi siamo saliti sul tetto l'anno scorso per difendere l'articolo 138 della Costituzione. È stato detto di tutto, è stato detto che non rispettavamo le istituzioni, ci è stato detto che non avevamo un'idea di cosa volesse dire decoro istituzionale. Poi ci ritroviamo in aula proprio 3 giorni fa e quando parliamo di trattativa Stato-mafia e nella stessa frase ci mettiamo il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ci tolgono la voce. Questo è quello che succede nelle istituzioni. Però siamo noi che non abbiamo un'idea del decoro istituzionale. Questo articolo 138 l'hanno messo i padri costituenti. Questi, cioè quelli, loro, volevano cambiare la Costituzione, facevano una deroga, togliendo questo articolo e iniziando a cambiare la Costituzione come pareva loro. Noi ci siamo opposti, moltissimi costituzionalisti dicevano che era una pazzia togliere quell'articolo. E noi a quel punto abbiamo deciso di salire sul tetto. Siamo saliti sul tetto per un semplice motivo, perché lì dentro o si fa qualcosa di eclatante o se no le cose passano. Perché? Perché questi fanno una cosa molto simpatica, fanno un decreto, e nel decreto cosa mettono? Mettono una cosa figosissima, bellissima, e nell'altro mettono lo schifo. IMU Banca Italia. Se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle, noi il mese scorso avremmo letto sui giornali che avevano tolto l'IMU, non avremmo letto che avevano regalato più di 5 miliardi di euro alle banche. Questo non l'avremmo visto.